paese africano come il Senegal di questi tempi balza sempre più all'attenzione quotidiana, anche della cronaca, non solo per le grandi performance della nazionale di calcio, ma anche purtroppo per situazioni anche più riprovevoli come quella di Vukumpra o degli ambulanti per strada. Invece il Senegal è un paese fatto di storia e di cultura, persino di letteratura. Grazie all'interessamento del console senegalese a Napoli, il dottor Luciano Ferretti, e all'ingegner Brunello Acampora, l'assistente al console, siamo andati a scoprire la realtà dei senegalesi, per così dire, di casa nostra. Ma cominciamo a parlarne con l'assistente al console, l'ingegner Brunello Acampora. Dopodiché ne parleremo anche con il rappresentante dell'Associazione Senegalese di Napoli, Pape Sec. Un Senegal che si è prepotentemente proposto all'attualità internazionale attraverso il calcio, ma è anche un magnifico paese dell'Africa occidentale. Sì, il Senegal è un paese relativamente poco noto da noi in Italia. Molto più noti i cittadini senegalesi, spesso costretti da questo fenomeno di emigrazione a trovarsi anche in una città come Napoli, ad adattarsi a condizioni di vita e di lavoro spesso difficili. Invece questo campionato del mondo è servito in un certo senso a porre l'attenzione sulla vitalità e sull'attività, sulla positività di un paese come il Senegal. In effetti qui a Napoli, naturalmente lei in qualità di addetto al consolato può confermare o meno, sono numerosi i cittadini senegalesi. Sì, diciamo che una delle opere proprio del consolato, oltre a quello di collaborare con il comune per un'integrazione quanto più positiva dei cittadini nella città di Napoli, è anche quella di una specie di censimento, e quindi rispetto a prima si sta cercando di rilasciare carte d'identità consolari in sede qui a Napoli, proprio per avere un censimento più preciso. La presenza è numerosa, ma in questo momento non esattamente quantificabile. L'associazione dei senegalesi parla di comunque perlomeno 1500 cittadini senegalesi a Napoli. Un paese che ha una grande storia, una grande cultura, ma anche delle grandi potenzialità turistiche. Assolutamente sì, è diciamo molto più noto in Francia che in Italia, da noi conosciuto forse in occasione di eventi come la Parigi-Dakar, allora abbiamo queste immagini televisive, ma un paese assolutamente fantastico, chiunque si trovi poi a visitarlo scopre una realtà poco nota, con un potenziale anche probabilmente industriale e commerciale con un paese come l'Italia, ma sicuramente un potenziale turistico enorme. E secondo le attività di questo consolato, in fondo qual è il legame verso il loro paese di origine, degli immigrati? Come risulta ancora forte o meno il senso di essere senegalesi? Oppure se ci si è adattati, in altre parole, al modo di vita italiano? No, ma storicamente diciamo che giustamente il fenomeno dell'emigrazione, che noi italiani diciamo dobbiamo mantenere una memoria viva, giustamente si mantengono e si devono mantenere gli usi, i costumi, e c'è un fortissimo legame dei senegalesi con il loro paese, le loro tradizioni. Nonostante ciò, probabilmente loro dimostrano una fortissima capacità di adattamento, e poi Napoli diciamo, è una città che tra mille difetti però sicuramente ha il pregio di riuscire ad accogliere in qualche maniera anche delle persone che sono in condizioni disagiate, forse proprio per il disagio storico che ha avuto la città. E il consolato organizza qualche manifestazione proprio per gli immigrati del Senegal? Ma il consolato ha patrocinato svariate manifestazioni di sfondo anche culturale, però direi che l'impegno maggiore in questo momento è più concretamente basato sulla risoluzione di problemi proprio pratici della vita dei cittadini senegalesi, in stretta collaborazione con l'Associazione dei Senegalesi di Napoli e provincia.
Quanti sono i senegalesi e come si sono adattati alla vita qui in Italia e a Napoli? E in Senegal, alla campagna, diciamo, ci stanno 1345 iscritti sulle liste elettorali. Quindi abbiamo di identificare questi senegalesi iscritti come il tipo di censimento che abbiamo fatto noi, come l'Associazione dei Senegalesi Napoli, tra l'ambasciata, il consolato e il governo del Senegal. Secondo cosa, quello che guarda l'Associazione dei Senegalesi Napoli, ci stanno iscritto 646 iscritti dei membri dell'associazione costituita dal 97, che io sono nominato come il responsabile dell'associazione, come presidente dell'Associazione dei Senegalesi di Napoli. Poi quello che guarda le senegalesi di Napoli sono le gente che vengono dall'Italia, la maggior parte dei senegalesi che si sta in Italia vengono prima a Napoli per vedere, e Napoli è una grande città dell'ospitalità, chi collaborano con tutte le associazioni che rivolgono sui loro diritti. Ci sono alcuni che manca, diciamo, però è veramente Napoli una città di ospitalità. La seconda cosa, quello che guarda le senegalesi quando vengono qua, la maggior parte fanno il commercio ambulante, vendendo. Chi trova un posto di lavoro lascia il bancarello e va a lavorare di altre parti dell'Italia, perché la maggioranza dei senegalesi che stanno del nord prima vengono a Napoli, fanno i commerci, trovano un posto del nord, trovando il documento che le permette di andare a lavorare in un'altra parte dell'Italia, sono andate a lavorare di nord dell'Italia. E in pratica i senegalesi perché poi cercano proprio l'Italia? L'Italia è un paese veramente, io l'ho visto di tempo passato, in Italia è un paese di molta ospitalità, che accordano tutti i popoli. Adesso è poco complicato tramite quello che guarda le nuove leggi sull'immigrazione, sulla legge Bossi-Fini, è complicato tutto. Perché sapendo che l'Italia, la maggioranza dei immigrati che venivano in Italia si trova nell'ospitalità, e si trovare un posto di dove possono andare a lavorare e alcuni cose del genere di questo. Lei è di Dakar o di un altro paese? No, sono di Luga. Sono nata a Touba, però residente a Luga. Sono abitata a Luga, però sono nata a Touba. In effetti in Senegal esistono diverse etnie, diverse lingue. Come convivono nel paese? In Senegal si convivono bene, perché Senegal si chiama proprio in Senegal e Sunugal, per esempio il nostro bar che dobbiamo guidare tutti quanti, significa Sunugal si chiama in senegalese. Poi l'hanno tradotto in questo modo di Senegal. E poi ospitalità si chiama proprio del nome d'origine del Senegal, ospitalità proprio il nome del Senegal. Ci sono molte etnie, molte lingue diverse, però la lingua ufficiale è Olof e francese. Tutti quanti parlano Olof, la lingua nazionale, poi dopo la seconda lingua è francese.